Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Cosa si chiedeva Sartre, Jean-Paul Sartre, una settantina d'anni fa? E certo, come potete rispondere, si poneva tante di quelle domande, Jean-Paul Sartre, ma a noi ne interessa una soltanto, che è diventato anche il titolo di un suo famoso saggio. Che cos'è la letteratura? Ecco cosa si chiedeva Sartre una settantina d'anni fa. Possiamo provare adesso ad aggiungerne un'altra di domanda, magari un po' più banale, certo, ma di certo una domanda che si pongono i nostri alunni a scuola. A cosa serve la letteratura? Può essere funzionale a qualcosa di importante per la nostra vita? La protagonista del nostro libro di oggi, la traduttrice di Rabia Lamedine, sa bene cos'è per lei la letteratura. Ascoltate. Molto tempo fa cedetti alla irrefrenabile passione per la parola scritta. La letteratura è la mia buca nella sabbia. Lì dentro gioco, costruisco i miei fortini e i miei castelli, mi diverto da matti. È il mondo al di fuori di quel box a crearmi qualche problema. Mi sono adattata umilmente, sia pure in modo non convenzionale, a questo mondo visibile, per riuscire a ritirarmi senza troppo disturbo nel mio mondo interiore di libri. Trasformando questa metafora arenosa, se la letteratura è la mia buca nella sabbia, allora il mondo reale è la mia clessidra. Una clessidra che fa scorrere un granello alla volta. La letteratura mi dà vita e la vita mi uccide. La narratrice è una donna ormai settantenne, un'anziana donna, si ritrova in un momento di bilanci importanti della sua vita, una vita dolorosa, una vita attraversata nell'angoscia, una famiglia d'origine che non l'ha mai amata, un marito, che per fortuna, insomma, l'ha lasciata ben presto, una vita attraversata dal dolore di vivere in una città tanto amata come Beirut, ma tanto martoriata dalla guerra civile. Siamo alla metà degli anni 70, il conflitto israelo-palestinese, Settembre Nero, i bombardamenti, la morte. La letteratura, quindi, per lei diventa il suo fortino. E allora, da Calvino a Joseph Roth, da Borges a Conrad, a Moravia, centinaia di scrittori da lei citati e da lei amati la aiutano a sopravvivere alla sua stessa vita. Quindi, doppio interesse didattico per questo libro, eh? La funzione della letteratura, quindi una riflessione sul ruolo, sullo scopo, sugli effetti che la letteratura può avere su di noi, e la guerra in Medio Oriente, il conflitto israelo-palestinese, di cui tanto poco si parla nelle nostre classi, il tutto raccontato da un personaggio che vi resterà nei cuori. E mi raccomando, venite sempre a trovarci sul nostro sito e sui nostri canali social.